La coppia nata alla trasmissione Uomini e Donne si presenta alla Mostra del Cinema di Venezia. Una delle coppie nate nel corso dell'ultima stagione della trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi è quella che vede protagonisti Roberta di Padua e Alessandro Vicinanza. I due fanno ormai coppia fissa da diversi mesi e la donna ha postato questo pomeriggio delle foto della coppia alla Mostra del Cinema di Venezia. Come potete immaginare, le foto sono diventate immediatamente virali sul web con i fan della trasmissione che hanno più volte domandato cosa i due ci facessero in quel luogo. La dama del trono Over si confida a Uomini e Donne Magazine. Roberta ha dichiarato al settimanale della trasmissione di essere in un momento davvero molto felice della sua vita. Sono serena, soddisfatta e appagata. Ho scoperto in Alessandro un uomo attento alle esigenze sia mie che di mio figlio e pazientissimo con lui. Sono in un momento bellissimo della mia vita, sentimentale e non. Mi fa quasi paura dirlo ad alta voce, ma sono felice. Mi sento una persona serena, cosa per me importantissima, soddisfatta e appagata sotto tutti i punti di vista. La dama ha spiegato che dei litigi avvengono, senza nasconderlo, ma per questi motivi, la parola perfezione non si addice né a me, né alla mia vita, né alla nostra relazione. La storia perfetta non esiste perché non è possibile andare sempre d'accordo o non arrivare mai allo scontro, soprattutto con una donna come me che caratterialmente è abbastanza fumantina. Il motivo, per fortuna, a oggi è sempre e solo uno, la gelosia. La donna si sbilancia poi su convivenza e figli. Abitiamo a pochissime ore di macchina l'uno dall'altra e ci vediamo ogni 2 o 3 giorni. Inoltre davvero, io non sono una che ama fare programmi, progetti. Quando usciamo per fare serata spesso mi dice che invece di andare a ballare sarebbe bello stare con un bambino tra le braccia, a casa, farci una cenetta tranquilla, in famiglia. Detto questo, come per la convivenza, un figlio non è qualcosa che stiamo programmando. Se arriverà, arriverà,